chi ha causato questo danno alla città di Scicli dovrà chiedere scusa ai cittadini di Scicli, e credo che chi ha effettivamente il potere di chiedere a queste persone di far chiedere scusa alla città di Scicli sia l'amministrazione sia il primo cittadino di Scicli a dover chiedere queste scuse, sia al giornalista che ha fatto, si è fatto carriera alle spalle della città di Scicli, sia alcun onorevole, senatore eccetera, che si sono fatte le passeggiate in questa bellissima via di via Francesco Mormino Penna indicando Scicli come una città mafiosa. Tra questi anche Lumia, ex senatore PD, è stato tirato in ballo diverse volte quando si parla del caso Scicli. Lui ha fatto un'interrogazione e comunque ha sposato la causa dello scioglimento. Ecco, lei da esponente del PD a Scicli come si pone rispetto a questa situazione? Io mi pongo nello stesso modo come ci siamo posti quando Lumia ha presentato l'interrogazione, non credendo che un senatore del nostro partito facesse una cosa del genere. E l'interrogazione di Lumia è servita solo ed esclusivamente ad aprire un caso che non esisteva, un caso che ha fatto danno alla città di Scicli, e quindi anche, penso che anche Lumia, se vuoi anche il partito, dovrà chiedere scusa alla città di Scicli. Nessun componente del partito, ivi compresa la senatrice Padova, non hanno preso posizione assolutamente né sullo scioglimento né sul caso Lumia, sull'interrogazione di Lumia, tranne qualcuno, io ricordo anche il senatore Scivoletto, ex senatore Scivoletto, che invece ha preso una posizione ben diversa da quello che ha detto Lumia, difendendo la città di Scicli così come ha fatto a suo tempo che ha difeso Pozzallo, indicando le due cittadine come cittadine tranquille e non mafiose.